Ciao a tutti e benvenuti! Oggi esploreremo il misterioso e intrigante mondo delle teorie del complotto. Da eventi storici a fenomeni contemporanei, queste teorie cercano di spiegare l'inspiegabile attraverso trame nascoste e cospirazioni segrete. Ma quali sono le più famose? E quanta verità c'è dietro di esse? Scopriamolo insieme! Iniziamo con uno dei complotti più noti, l'Area 51. Questa base militare segreta, situata nel deserto del Nevada, è diventata il centro di numerose teorie del complotto riguardanti UFO e vita extraterrestre. Secondo i teorici, il governo degli Stati Uniti ha nascosto prove di contatti con alieni e ha condotto esperimenti segreti all'interno della base. Nonostante le smentite ufficiali, l'Area 51 rimane un simbolo di mistero e cospirazione. L'assassinio di John F. Kennedy. L'assassinio di John F. Kennedy nel 1963 è stato uno degli eventi più scioccanti della storia americana e ha generato numerose teorie del complotto. Molti ritengono che Lee Harvey Oswald non abbia agito da solo e che dietro l'omicidio ci fosse una cospirazione che coinvolgeva la CIA, la mafia o altre organizzazioni. Le incertezze e le discrepanze nelle indagini ufficiali hanno alimentato queste teorie, che continuano a essere oggetto di dibattito. L'atterraggio sulla Luna. Un'altra teoria del complotto molto popolare è quella secondo cui l'atterraggio sulla Luna del 1969 sarebbe stato una messa in scena. I teorici sostengono che la NASA abbia falsificato le immagini e i filmati dell'atterraggio per vincere la corsa allo spazio contro l'Unione Sovietica. Nonostante le prove schiaccianti e le testimonianze degli astronauti, alcune persone continuano a credere che l'atterraggio sulla Luna sia stato un complotto orchestrato dal governo degli Stati Uniti. Le scie chimiche. La teoria delle scie chimiche sostiene che le scie lasciate dagli aerei non siano semplicemente vapore acqueo condensato, ma sostanze chimiche disperse intenzionalmente nell'atmosfera per scopi segreti, come il controllo del clima o la manipolazione mentale. Questa teoria è stata ampiamente discreditata dagli scienziati, che spiegano che le scie sono semplicemente il risultato della condensazione del vapore acqueo a alta quota. Tuttavia, la teoria delle scie chimiche ha ancora molti seguaci in tutto il mondo. Gli Illuminati e il Nuovo Ordine Mondiale. Gli Illuminati sono spesso al centro di teorie del complotto, che parlano di un gruppo segreto che controlla il mondo. Secondo queste teorie, gli Illuminati sono una società segreta, composta da individui potenti e influenti che manipolano eventi globali per stabilire un nuovo ordine mondiale. Nonostante la mancanza di prove concrete, questa teoria ha affascinato molte persone e ha ispirato numerosi libri, film e programmi televisivi. 11 settembre 2001. Gli attentati dell'11 settembre 2001 sono stati uno degli eventi più tragici della storia recente e hanno generato numerose teorie del complotto. Alcuni sostengono che il governo degli Stati Uniti fosse a conoscenza degli attacchi e non abbia fatto nulla per fermarli, o addirittura che abbia orchestrato gli attentati per giustificare le guerre in Medio Oriente. Nonostante le indagini ufficiali e le numerose prove che smentiscono queste teorie, molte persone continuano a credere che ci sia stato un complotto dietro gli eventi dell'11 settembre. Conclusione. Abbiamo esplorato alcune delle teorie del complotto più famose e controverse. Questi racconti di intrighi e segreti nascosti ci mostrano quanto sia potente l'immaginazione umana e quanto sia difficile accettare l'incertezza. Voi cosa ne pensate? Credete in alcune di queste teorie o siete scettici? Conoscete altre teorie del complotto che vorreste approfondire? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Grazie per averci seguito e ci vediamo nel prossimo video.